Di nuovo buon pomeriggio. Allora, come sapete, leggiamo oggi il canto 22esimo del Paradiso, come il nostro solito, tutto di seguito prima, poi spieghiamo, facciamo una pausa di 5 minuti. Vi prego che mi mandiate durante quei 5 minuti se ne avete i vostri dubbi e poi riprendiamo. Oppresso di stupore alla mia guida mi volsi come parvol che ricorre sempre colà dove più si confida, e quella come madre che soccorre subito al figlio pallido e anelo con la sua voce che il suol ben disporre, mi disse: Non sai tu che sei in cielo? E non sai tu che il cielo è tutto santo e ciò che ci si fa vien da buon zelo? Come t'avrebbe trasmutato il canto e io ridendo mo pensarlo puoi, poscia che il grido t'ha mosso cotanto, nel qual se inteso avessi i prieghi suoi, già ti sarebbe nota la vendetta che tu vedrai innanzi che tu muoi. La spada di quassù non taglia in fretta né tardo, ma che il parer di colui che disiando o temendo l'aspetta. Ma rivolgiti ormai verso altrui, che assai illustri spiriti vedrai, se come io dico l'aspetto ridui. Come a lei piacque, gli occhi ritornai, e vidi 100 sperule che insieme più s'abbellivan come mutui rai. Io stava come quei che in sé repreme la punta del disio e non s'attenta di domandarsi del troppo si teme. E la maggiore e la più luculenta di quelle margherite innanzi fessi per far di sé la mia voglia contenta. Poi dentro a lei io di, se tu vedessi, com'io la carità che tra noi arde, i tuoi concetti sarebbero espressi. Ma perché tu aspettando non tarde all'alto fine, io ti farò risposta, pur al pensier, da che si ti riguardi. Quel monte a cui Cassino è nella costa fu frequentato già in sulla cima dalla gente ingannata e mal disposta. E quel son io che su vi portai prima lo nome di colui che in terra adusse la verità che tanto ci sublima. E tanta grazia sopra me relusse ch'io ritrassi le ville circostanti dall'empio culto che il mondo sedusse. Questi altri fuochi, tutti contemplanti, uomini fuoro, accesi di quel caldo che fa nascere i fiori e i frutti santi. Qui è Maccario, qui è Romualdo, qui sono i frati miei che dentro ai chiostri fermarli i piedi e tennero il cuor saldo. E io a lui, l'affetto che dimostri, meco parlando, e la buona sembianza che io vedo e noto in tutti gli ardor vostri, così m'ha dilatata mia fidanza come il sol fa la rosa quando aperta tanto divien quant'ella di possanza. Però ti prego, e tu padre m'accerta, se io posso prender tanta grazia ch'io ti veggia con imagine scoperta. Mondelli, frate, il tuo alto disio s'adempierà in sull'ultima sfera, ove s'adempion tutti gli altri e il mio. Ivi è perfetta, matura e intera ciascuna disianza, in quella sola e ogni parte là ove sempre era, perché non è in loco e non si impola. È nostra scala infino ad essa varca, onde così dal viso si t'invola. Infin lassù la vide il patriarca Giacobbe porger la suprema parte, quando gli apparve d'angeli sì carca. Ma per salirla mo nessun diparte da terra ai piedi, e la regola mia rimasa è per danno delle carte. Le mura che solieno essere badia, fatte sono spelonche, le popolle sacca son piene di farinaria. Ma grave usura tanto non si tolle contro il piacer di Dio quanto quel frutto che fa il cor di monaci sì folle. Che quantunque la Chiesa guarda, tutto è della gente che per Dio dimanda, non di parenti né d'altro più brutto. La carne di mortali è tanto blanda
che giù non basta buon cominciamento, dal nascer della quercia al far la ghianda. Pier cominciò senza oro e senza argento, e io con orazione, con digiuno, e Francesco umilmente il suo convento, e se guardi il principio di ciascuno, poscia riguarda là dove trascorso, tu vedrai del bianco fatto bruno. Veramente Jordan volto retrorso più fu che il mar fuggir quando Dio volse, mirabile a veder che qui il soccorso. Così mi disse, e indi si raccolse al suo collegio, e il collegio si strinse, poi come turbo in su tutto s'avvolse. La dolce donna dietro allora mi pinse con un sol cenno su per quella scala, sì sua virtù la mia natura vinse. Né mai qua giù, dove si monte e cala, naturalmente, fu sì ratto moto ch'uguagliar si potesse alla mia ala. Se io torni mai il lettore a quel divoto trionfo per lo quale io piango spesso le mie peccata, il petto mi percuoto, tu non avresti intanto tratto e messo nel fuoco il dito in quanto io vidi il segno che segue il Tauro e fui dentro da esso. O gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto quel che si sia il mio ingegno, con voi nasceva e s'ascondeva vosco, quelli che padre d'ogni mortal vita, quando io sentì di prima l'aere tosco. E poi, quando mi fu grazia largita d'entrar nell'alta rota che vi gira, la vostra region mi fu sortita. A voi, divotamente, ora sospira l'anima mia per acquistar virtute al passo forte che a sé la tira. Tu sei sì presso all'ultima salute, cominciò Beatrice, che tu dei aver le luci tue chiare e acute. E però, prima che tu più ti inlei, rimiri in giù e vedi quanto mondo sotto i piedi già esser ti fei, sì che il tuo cor, quantunque può, giocondo, s'appresenti alla turba trionfante, che lieta vien per questo etera tondo. Col viso ritornai per tutte quante le sette sfere e vidi questo globo tal ch'io sorrisi del suo vil sembiante e quel consiglio per migliore approbo che l'ha per meno e chi ad altro pensa chiamarsi puote veramente probo. Vidi la figlia di Latona incensa senza quell'ombra che mi fu cagione perché già la credetti rara e densa. L'aspetto del tuo nato, Iperione, qui vi sostenni, e vidi come si muove circa vicino a lui, Maia ed Ione. Quindi m'apparve il temperar di Giove tra il padre e il figlio, e quindi mi fu chiaro il variar che fanno di lor dove. E tutti e sette mi si dimostraro quanto son grandi e quanto son veloci, e come sono in distante riparo. L'aiuola che ci fa tanto feroci, volgendo mio con gli eterni gemelli, tutta m'apparve dal colle alle foci. Poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli. Allora, un canto stupendo questo. Vi ricordate che il canto ventunesimo si era chiuso con un urlo delle anime che aveva stordito Dante e che appunto inizia questo canto 22esimo descrivendo il suo stato d'animo di stupore davanti appunto a un urlo che non ha capito. Oppresso di stupore alla mia guida mi volsi, come parvol che ricorre sempre colà dove più si confida. Allora Dante, oppreso dallo stupore provocato da questo tuono, si rivolge a Beatrice, alla sua guida, come un bambino che corre alla mamma, cioè colà dove più si confida quando è stupito o impaurito.
Vi ricordate che un paragone molto simile a questo Dante l'aveva usato nel momento in cui se n'era andato Virgilio e lui non lo sapeva ancora, appunto davanti a Beatrice nel paradiso terrestre. Dante, sentendo, diciamo, l'ardore dell'antica fiamma, si era rivolto a Virgilio come un bambino che ha paure, corre alla mamma quando egli è afflitto, e però quando si gira verso Virgilio, Virgilio non c'è più. E invece c'è Beatrice dall'altra parte del fiume che lo esorta a piangere non per l'addio di Virgilio, bensì per le sue colpe. E in mezzo a questa, diciamo, scena traumatica per Dante, quando Dante viene nominato per l'unica volta, che trascrive nel libro Dante, no? Perché Virgilio se ne vada, non piangere ancora, che piangerti convien per altra spada, dice Beatrice a lui. Poi comincia questa scena che dura più di un canto, in cui appunto Beatrice accusa Dante delle sue colpe e lo spinge a confessare. E in questa scena importantissima per la conversione di Dante, all'inizio Dante è molto impietrito dentro e guarda verso il basso. Non sopporta la sua immagine riflessa nell'eteo e quindi sposta la vista verso l'erba e Beatrice lo incalza, gli dice alza la barba, cioè lo esorta a comportarsi come un uomo e non come un ragazzino imberbe. E quindi c'era stato in quel momento una, diciamo, consapevolezza del fatto che Dante, essendo arrivato a quello stato di purezza e di indipendenza da Virgilio, doveva comportarsi come un uomo maturamente. Ora invece, secondo una tradizione critica ormai accertata, diciamo, voglio dire riconosciuta unanimemente, da questo momento in poi inizia una sorta di regressione, di Dante attraverso le diverse similitudini che in quest'ultima parte del Paradiso si succedono. Ed effettivamente Dante, che qui diciamo, paragonato se stesso come un parvolo che ricorre alla mamma, qui Beatrice si comporta effettivamente come una mamma al verso quarto, e quella come madre che soccorre subito al figlio pallido e anelo con la sua voce che il suol ben disporre, cioè come una madre che subito soccorre il figlio pauroso e anelante, con la sua voce, con la voce di madre che lo suole disporre al bene, il bambino mi disse: non sai tu che sei in cielo? E non sai tu che il cielo è tutto santo e ciò che ci si fa viene da buon zelo? Cioè, Beatrice tranquillizza Dante come una mamma tranquillizza un bambino piccolo e gli dice: non sai che sei nel cielo e tutto quello che succede qua è buono? E tutto quello che si fa, compreso quest'urlo che hai sentito, è sottinteso, proviene da zelo d'amore? E immediatamente aggiunge Beatrice al verso decimo: come t'avrebbe trasmutato il canto, e io ridendo, mo pensarlo poi, poscia che il grido t'ha mosso cotanto. Cioè, visto che il grido ti ha così commosso e impaurito, adesso, mo, puoi immaginare come ti avrebbe trasmutato, ti avrebbe, insomma, modificato il canto delle anime che vi ricordate da quando Dante e Beatrice sono saliti a questo settimo cielo di Saturno. Tacciono, a differenza degli altri cieli dove le anime cantano, e io ridendo il mio sorriso.
Cioè, quello che sta dicendo Beatrice è: se quest'urlo ti ha così commosso, puoi immaginare ora come ti saresti incenerito se io sorridessi o se le anime cantassero. Attraverso questo paragone implicito tra l'effetto del canto e del suo sorriso con quello dell'urlo, Beatrice in qualche modo sta dando per scontato che l'urlo era qualcosa di buono, che la imperfezione mortale di Dante non ha reso comprensibile e godibile. E infatti al verso 13 aggiunge nel qual, cioè in questo grido, se inteso avessi i prieghi suoi, cioè se tu avessi capito la preghiera che c'era dentro, già ti sarebbe nota la vendetta che tu vedrai innanzi che tu muoi, cioè conosceresti già la giustizia divina, cioè la punizione che riceveranno i preti corrotti che avevano appunto il cui ricordo aveva provocato appunto quest'urlo, che comunque tu vedrai prima della morte. Cioè Beatrice fa qui una profezia indefinita che alcuni hanno associato con la morte di Bonifacio VIII, altri invece con la morte di Clemente V, ma che resta chiaramente appunto senza legami possibili con la storia. Ma quello che sta dicendo è che nell'urlo che ha spaventato Dante c'era una richiesta delle anime di far giustizia. Vi ricordate che San Pier Damiano aveva detto: "O pazienza, no? O pazienza di Dio, quanto sopporti?" E quindi evidentemente l'urlo è stato una richiesta devota delle anime di pronta giustizia. E c'era stata una profezia sull'imminente giustizia, appunto, e Dante questo non l'ha capito, ma gli viene detto da Beatrice che accadrà questa punizione al clero corrotto durante la sua vita. E a proposito di questa esclamazione circa l'apparente ritardo della giustizia divina, e cioè l'incapacità anche dei salvati di percepire i criteri di giustizia per cui Dio sta tollerando così a lungo che il suo, diciamo che la sua corte in terra, cioè la Chiesa, sia diventata quello che è. Beatrice aggiunge al verso 16: "La spada di quassù non taglia in fretta né tardo, ma cal parer di colui che disiando o temendo l'aspetta." Cioè questa giustizia, questa vendetta del verso 13, qui posta metaforicamente come la spada che punisce, cioè la spada di quassù, la giustizia divina, non taglia né in anticipo né con ritardo. Ma questo anticipo e questo ritardo sono solo del parere di colui che, desiderando, la sente in ritardo o che, temendo, la sente troppo in anticipo. E cioè il fatto che a qualcuno sembri che Dio sta tollerando troppo fa parte del parere soggettivo del desiderio umano. E quindi è come una sorta di risposta di Beatrice, come simbolo della teologia, a questa anche insofferenza da parte delle anime salvate. E dopo aver chiarito attraverso queste prime terzine, che cosa c'era nell'urlo che spaventò Dante, al verso 19 Beatrice invita Dante a guardare altrove. "Ma rivolgiti ormai in verso altrui, che assai illustri spiriti vedrai, se come io dico l'aspetto redui." Cioè, ma ormai volgi il tuo sguardo verso gli altri, già che
spiriti molto illustri vedrai, infatti gli spiriti del cielo di Saturno, come abbiamo detto, essendo spiriti contemplativi, sono quelli che godono del maggior grado di beatitudine presso Dio e perciò Dante li vede appunto in quest'ultimo cielo dominato da un pianeta. E infatti Dante non ha ancora conosciuto alcuni di loro. Allora, conoscerai spiriti molto illustri se, come io ti dico, il tuo sguardo porti verso di loro. E allora, finite le parole di Beatrice, riprende il Dante poeta e al verso 22, come a lei piacque, gli occhi ritornai. E vidi 100 sperule che insieme più s'abbellivan con mutui rai. Cioè, Dante allora rivolge lo sguardo verso il resto e non solo verso Beatrice e vede 100 piccole sfere che si abbellivano di più con i raggi reciproci, cioè ognuna riluceva di più dalla luce che emanava l'altra. Questa, come voi sapete, perché l'abbiamo detto tantissime volte, la luce che proviene da ogni anima, è rappresentativa del sorriso che il corpo apparente di ogni anima sta facendo dentro, quindi del godimento. Che si traduce appunto davanti a Dante come maggior intensità luminica, e quindi il fatto che ognuna con i raggi dell'altra brilli di più è simbolico del fatto che la carità, quanto più condivisa, tanto più la si gode, e quindi più anime sono felici lassù, più gode ognuna di loro. A differenza dei beni materiali che, come spiegava Virgilio nella cornice dell'invidia del purgatorio, si rivolge, cioè l'invidia deriva dal fatto che gli umani rivolgono i loro desideri a quei beni materiali che, se condivisi, diminuiscono, mentre invece il bene di Dio non solo non diminuisce, ma anzi cresce se in più lo si condivide. Allora, al verso 25, Dante, come al solito, vuole domandare qualcosa, ma non osa finché Beatrice non glielo permette. Io stava come quei che in serre preme la punta del disio, cioè io ero come quello che ha il desiderio nella punta della lingua per dirlo, ma lo reprime. E non s'attenta di domandarsi del troppo si teme, non osa domandare perché teme di parlare troppo. Questo è interessante perché questo atteggiamento di Dante è legato a una diciamo cura che ricevette da parte di Virgilio. Vi ricordate che lungo l'inferno Virgilio ha dovuto più volte dire a Dante di star zitto? E questo faceva parte di una caratterizzazione del Dante personaggio come particolarmente curioso, avido di conoscenza, un tratto pericolosamente legato alla superbia intellettuale. Quindi è come se Dante fosse rimasto un po' impaurito da questa sua tendenza e dall'invito ripetuto di Virgilio a non parlare troppo, e anche qua non osa domandare, ma una luce lo invita a farlo, come ora vedremo al verso 28, e la maggiore e la più luculenta di quelle margherite innanzi fessi per far di sé la mia voglia contenta. Cioè la più grande e la più luminosa, detto con un latinismo, luculenta, di quelle perle, detto con il nome antico, margherite, si fece avanti, quindi si avvicinò a me, per fare contenta la mia voglia di sé, quindi per presentarsi. E comincia a parlare allora quest'anima, al verso 31. Poi dentro a lei udì: se tu vedessi com'io la carità che tra noi arde, i tuoi concetti sarebbero espressi.
Quest'anima dice a Dante: se tu vedessi come noi ardiamo di carità, lo vedessi come lo vedo io, i tuoi concetti li avresti già espresso tranquillamente, perché sapresti che non solo non ci disturbano le tue domande, ma che anzi le aspettiamo con gioia. Ma perché tu, aspettando non tarda all'alto fine, io ti farò risposta pure al pensier da che si ti riguarde. Ma siccome, scusate, ma affinché tu nell'aspettare non tardi troppo all'alto fine, cioè affinché tu non ci metta troppo ad arrivare a Dio, io ti farò la risposta solo al tuo pensiero, visto che così ti riguardi dal parlare, visto che non osi esprimerti a parole. Quindi quest'anima, che ovviamente ha già letto in Dio quello che Dante vuole sapere, non gli fa perdere il tempo di dirlo ad alta voce, ma direttamente al verso 37 comincia a presentarsi. E quindi noi, grazie a questa risposta che dà alla domanda tacita di Dante, riusciamo a capire che quello che Dante voleva sapere era chi era, no? La solita domanda che fa Dante sempre, o in silenzio o a parole, per conoscere l'identità delle anime. E quindi al verso 37, con una perifrasi geografica, come siamo abituati insomma a sentire da parte delle ombre, in questo caso Salvata, si presenta quest'anima che sarà l'ultimo personaggio che Dante vede che è sceso a uno dei pianeti per presentarsi a lui, e quindi ha una posizione chiaramente di rilievo, molto altolocata, perché è l'ultimo personaggio con il quale parla Dante dei salvati che ha conosciuto. Cioè, poi nei prossimi canti leggeremo una serie di rituali che deve far Dante per avvicinarsi sempre di più a Dio. Gli incontri con gli apostoli, per esempio, obbediscono appunto a degli esami che deve fare Dante, eccetera. Ma questo è l'ultimo episodio in cui Dante parla con un personaggio di quelli che, appartenenti all'Empireo, sono scesi a incontrare Dante a uno dei pianeti. Quindi verso 37: quel monte a cui Cassino è nella costa fu frequentato già in sulla cima da gente ingannata e maldisposta. Questo monte di cui è il Monte Cassino, Dante ha già riconosciuto immediatamente probabilmente quest'anima, perché si sta facendo riferimento al Monte Cassino, dove San Benedetto di Norcia fondò il suo ordine importantissimo in tutta l'Europa, poi, dove c'era l'abbazia. Ma lui comincia dicendo che in quel monte a cui Cassino è nella costa fu frequentato in sulla cima dalla gente pagana, cioè ingannata e maldisposta a ricevere la buona nuova di Cristo. E dopo aver detto questo, al verso 40, è quel sonio che su vi portai prima lo nome di colui che in terra adusse la verità che tanto ci sublima. Cioè, io sono quello che su, appunto a Monte Cassino, portai per la prima volta il nome di Cristo, cioè il nome di colui che portò alla terra la verità che ora tanto ci fa essere in alto, che ci fa stare appunto in paradiso, ci sublima. E tanta grazia sopra me relusse, ch'io ritrassi le ville circostanti dall'empio colto che il mondo sedusse. Cioè, qui Dante sta prendendo come fonte un dialogo di Gregorio Magno, secondo cui San Benedetto, diciamo, avrebbe
costruito un santuario alla Vergine su un antico tempio romano ad Apollo che c'era appunto a Monte Cassino e che c'era andato, questo anche probabilmente legato al luogo di rilievo che Dante gli attribuisce, perché era andato appunto a questo monte scandalizzato dalla corruzione della curia romana e quindi con la volontà di allontanarsi appunto da essa. Allora, Benedetto dice che la grazia lo illuminò in un modo talmente eccezionale che lui fece convertire tutte le ville circostanti dal culto pagano impio che aveva sedotto il mondo prima di Cristo. Quindi la primissima cosa che San Benedetto dice di sé questo fervore della conversione dei pagani al cristianesimo. E immediatamente dopo essersi presentato senza dire il proprio nome, presenta altri due eremiti. Verso 46, questi altri fuochi, tutti contemplanti uomini fuoro, accesi di quel caldo che fa nascere i fiori e i frutti santi. Cioè tutti gli altri fuochi che tu vedi, le sperule, furono tutti uomini contemplanti, accesi di quel fervore appunto contemplativo che fa nascere i fiori e i frutti santi, cioè che poi porta fertilmente, come aveva detto Pier Damiani prima, frutto di santi in paradiso. E qui presenta appunto due eremiti, uno orientale e un altro occidentale. Qui è Maccario, qui è Romualdo, qui sono gli frati miei che dentro ai chiostri fermarli i piedi e tennero il cor saldo. Allora, Maccario e Romualdo, che sono i due che nomina di tutti quelli 100 sperule che Dante aveva visto, Maccario non si sa se sia d'Alessandria o d'Egitto, ma comunque chiaramente sta rappresentando gli eremiti orientali, e invece Romualdo è un italiano di Ravenna, della famiglia degli Onesti di Ravenna, un riformatore della vita monastica che fondò l'ordine dei Camaldolesi nel secolo X. E aggiunge, dopo aver nominato questi due spiriti contemplanti, Benedetto, che ci sono anche i benedettini, cioè i discepoli suoi, i fratelli che dentro i chiostri mantennero i piedi, cioè rimasero a vivere lì e mantennero il cuore saldo alla regola. E Dante è talmente commosso di star vedendo niente di meno che San Benedetto di Norcia che sente una confidenza per chiedergli una cosa eccezionale che non ha mai chiesto a nessun altro salvato. Al verso 52. E io a lui, l'affetto che dimostri meco parlando e la buona sembianza che io veggio e noto in tutti gli ardor vostri, così mi ha dilatata mia fidanza, come il sol fa la rosa quando aperta tanto divien, quand'ella di possanza. Però ti priego, e tuo padre m'accerta, se io posso prender tanta grazia ch'io ti veggia con immagine scoperta. Allora, Dante dice che l'affetto che quest'anima di Benedetto gli dimostra parlando con lui e la buona sembianza che Dante vede in tutti gli ardori degli spiriti contemplanti che sono lì, ha dilatato la sua confidenza come fa il sole quando apre la rosa in tutta l'estensione di cui alla potenza di farlo. Bellissima immagine del dilatarsi, vero, della voglia di Dante, che avrà poi
diciamo, questa immagine della rosa una corrispondenza con la risposta di Benedetto. E quindi, dopo aver detto questo, sono talmente commosso e sento così tanto la vostra carità che io oso chiederti questo, verso 58, perciò ti prego, e tu, padre, dimmi se lo posso fare, ma certa, se io posso prendere tanta grazia che io ti veda con la tua immagine scoperta, cioè che io ti possa vedere il corpo apparente che è dentro la luce. Cioè, Dante quello che sta domandando è una grazia particolare che gli permetta di vedere in corpo e anima San Benedetto e non vederlo avvolto nella luce come sta vedendo tutte le anime fin dal cielo della luna. Vi ricordate che nei primissimi incontri di Dante lui vedeva come un riflesso poco nitido i corpi apparenti, ma man mano che ha cominciato a salire ormai dal secondo cielo, la felicità delle anime è tale che la luce li avvolge e diciamo, supera la capacità visiva di Dante che non può vedere la figura del corpo di queste anime, come vedeva invece il corpo apparente dei dannati dell'inferno e dei penitenti del purgatorio. E qui per la prima volta, davanti a Benedetto, Dante vuole vederlo anche con il corpo, chiaramente con il corpo etereo che hanno queste anime prima del. Scusate. Scusate. Minore di 50 anni, maggiore di 50 anni, maggiore di 70, e ciò si cambia. Ci sia esattamente il mio tornato, Ecco fatto. Allora, Dante ha chiesto allora, con rispetto, questa eccezionale grazia di vedere San Benedetto con il corpo e al verso 61 riceve questa risposta. Ondelli, frate, il tuo alto disio s'adempierà in sull'ultima sfera, ove s'adempion tutti gli altri, il mio, cioè fratello, il tuo alto desiderio si compierà nell'empireo, qui nominato come ultima sfera, metaforicamente, perché come si dice subito dopo, non è spaziale l'ultimo dei cieli, dove si compiono tutti i desideri degli altri e anche il mio, quindi nell'empireo dove sono tutti appagati, Dante potrà vedere eccezionalmente le anime dei salvati con i loro corpi, compresi coloro che ha visto come luci nei diversi cieli. E li vedrà, e perciò dicevo che è così significativa questa immagine della rosa. Li vedrà in questa rosa celeste che è una sorta di anfiteatro di cui ogni petalo è appunto un salvato. E quindi questa è come se Dante, ponendo il suo desiderio in termini di rosa dilatata, avesse intuito che non potrà vedere l'anima di Benedetto, ma la vedrà insieme a tutte le altre anime con i corpi nella rosa celeste dell'empireo. E al verso 64 aggiunge Benedetto: ivi è perfetta, matura e intera ciascuna disianza in quella sola e ogni parte là ove sempre era, perché non è in loco e non si impola, e nostra scala infino ad essa varca, onde così dal viso ti si invola. Allora, lì è perfetta, cioè nell'empireo, matura e intera ogni desianza, cioè ogni desiderio, lì è perfetto, maturo e integro, quindi appagato totalmente. Solo lì, nell'empireo, ogni parte è dove è sempre stata, cioè perché non c'è tempo, perché non è in un luogo
e non si impola, cioè non gira attorno a nessun polo. Quindi non c'è né tempo, né spazio, né movimento nell'empireo. E la nostra scala, vi ricordate che nel canto scorso Dante aveva descritto una scala d'oro dalla quale erano scese le anime per vederlo, la cui cima non poteva scorgere, tanto era in alto. Ora capirà perché non la poteva vedere e non la può ancora vedere. La nostra scala varca fino ad essa, fino a quella sfera ultima che è l'empireo, per cui ti si invola, cioè ti si nasconde così dalla tua vista, perché arriva a un luogo di non spazio né tempo. Cioè, questa scala, vi ricordate che avevamo segnalato la settimana scorsa che partendo dall'ultimo dei cieli dominati da un pianeta, appunto da questo cielo di Saturno dove siamo ora, fino all'empireo simboleggerebbe questa condizione delle anime contemplanti di essere tra il cielo e la terra, e cioè di aver anche intravisto la divinità essendo in terra. Ora veniamo a sapere da un'anima che quell'estremo superiore che Dante non poteva vedere arriva addirittura all'empireo. Quindi veniamo a sapere per la prima volta, diciamo, noi abbiamo saputo fin dai primi canti che le anime che Dante vede in ogni pianeta in realtà non appartengono al pianeta, ma scendono dall'empireo per parlarvi. Ma questa volta è la prima volta che vediamo la scala attraverso la quale scendono, va bene? E li vedremo tra un po' salire. E qui, come vi dicevo la settimana scorsa, si esplicita che questa scala è quella che vide in sogno, secondo si racconta nel libro della Genesi, il patriarca Giacobbe. Verso 70, infin lassù la vide il patriarca Giacobbe porger la suprema parte quando gli apparve d'angeli si carca. Cioè il patriarca Giacobbe la vide fin lassù porgere la parte più alta, suprema, quando la scala gli apparve così carica di angeli. E immediatamente al verso 73, come hanno fatto, abbiamo visto, Pier Damiani, San Tommaso, Bonaventura, e anche Benedetto approfitta per denunciare la corruzione del mondo e in particolare dei benedettini. Ma per salirla, mo nessun di parte da terra i piedi. E la regola mia rimasa è per danno delle carte. Cioè, ma mo, cioè adesso, per salire questa scala attraverso la quale si va verso la verità, nessuno scolla i piedi dalla terra. E la mia regola, la regola benedettina, è rimasta solo per guastare carte, cioè per, diciamo, per uso del tutto sterile delle carte dove è scritta la regola. Le mura che soliano essere badia fatte sono spelonche, le cocolle sacca sono piene di farinaria. Allora, le mura che erano un'abbazia sono diventata un covo di ladri. Spelonca è la stessa parola, spelunca, che usa Matteo nel Vangelo. E le cocolle, cioè gli abiti monacali, sono diventati sacco di farina guasta, di farina putrida. Terribile accusa. Ma al verso 79. Ma grave usura, tanto non si tolle contro il piacer di Dio quanto quel frutto che fa il cor dei monaci si folle. Qui si esplicita che niente dispiace di più a Dio
nemmeno la usura grave, di quanto non dispiace quel frutto che rende folli i cuori dei monaci, cioè la corruzione della Chiesa. Giacché, aggiunge al verso 82, che quantunque la Chiesa guarda, tutto è della gente che per Dio dimanda, non di parenti né d'altro più brutto. Cioè, già che tutto quello, tutti i beni materiali che la Chiesa ha in custodia, guarda con il senso antico, che è quello nostro spagnolo, è tutto della gente che chiede limosina per Dio, non di parenti. Cioè è il nepotismo chiaramente qui il bersaglio della polemica, né di qualcosa ancora più brutto, di prostitute, di meretrici. E qui, diciamo, finora Benedetto ha, come hanno fatto anche, diciamo, i suoi predecessori, denunciato la corruzione del proprio ordine, ma ora al verso 85 il suo discorso si estende ai mortali in genere. Pensate di nuovo il problema. Allora, verso 85, la carne di mortali è tanto blanda che giù non basta buon cominciamento dal nascer della quercia al far la ghianda. Cioè è così fragile l'umanità, la carne è così blanda, che giù in terra non basta un buon inizio, come sono stati gli inizi appunto di questi ordini religiosi, perché si rovinano prima del tempo che ci mette la nascita di una quercia al momento in cui dà i frutti. E ora al verso 89, tirando le somme dei diversi ordini che abbiamo visti rappresentati dai loro santi, Benedetto dà una immagine di corruzione generalizzata di frati, preti e monaci. Pier cominciò senza oro e senza argento, cioè San Pietro, fondatore della Chiesa, cominciò senza oro e senza argento. Qui è molto interessante che appunto nel riferirsi alla Chiesa cattolica in genere, e attraverso questa opposizione tra la povertà originaria di San Pietro e l'oro e l'argento, che invece si sottintende è la sola cosa a cui desiderano, cui va il desiderio della gerarchia ecclesiastica, San Benedetto si stia valendo di un sintagma oro e argento che si ripeteva più volte, non so se vi ricordate, nel canto 19 dell'Inferno, dove ci sono i simoniaci, proprio quelli appunto che si sono macchiati del commercio dei beni spirituali e che Dante ha visto nella terza bolgia dell'ottavo cerchio, capovolti dentro questi fori che rassomigliano fonti battesimali con i piedi bruciati. Allora, Pier cominciò senza oro e senza argento e io con orazione e con digiuno e Francesco umilmente il suo convento. E se guardi il principio di ciascuno, poscia riguardi là dove è trascorso, tu vederai del bianco fatto bruno. Cioè se tu guardi l'inizio della Chiesa con San Pietro, dei conventuali e dei francescani, e poi guardi dove è andato a finire, come è trascorso fino all'attualità, vedrai che il bianco è diventato scuro.
Ma come al solito è un movimento tipico retorico di questi passaggi del paradiso, dopo la denuncia di qualcosa di terribile come quello che ha fatto, arriva la profezia di un pronto intervento divino. E qui al verso 94 c'è una terzina molto sintetica, con una sintassi alla latina che rende un po' difficile la comprensione, ma vediamo se riusciamo a spiegarlo. Veramente Jordan volto retrorso più fu e il mar fuggir, quando Dio volse, mirabile a vedere che qui il soccorso. Cioè, chiaramente nominando il Giordano si sta riferendo alle acque del Giordano che si ritrassero per far passare l'esercito di Giosuè, e il mar fuggire, il mar rosso, per far passare gli ebrei che fuggivano dall'Egitto. Quello che sta dicendo è veramente, il veramente ha un valore avversativo, vuol dire ciò nonostante, cioè nonostante tutto quello che sta accadendo, il fatto che il Mar Rosso e il Giordano si ritraessero quando volse Dio, quando Dio volle farlo, sono fatti più mirabili, cioè più miracolosi e più sorprendenti alla vista di quanto non lo sarà il soccorso divino qui. È come dire, se tu leggendo le scritture ti fidi che Dio alterò addirittura le acque del Giordano e del Mar Rosso, non ti deve sorprendere che Dio tra un po' intervenga per porre rimedio a questo malessere della Chiesa. Si capisce? Bene, allora facciamo ora la pausa, ci congediamo dall'ultimo personaggio, insomma, che, con cui Dante parla nel suo viaggio, parla, come vi dicevo, per raccontare la propria storia, e tra 5 minuti ci rivediamo, inviatemi se ne avete commenti o dubbi. Grazie, a dopo. Non vedo nessun commento sulla chat, quindi andiamo avanti a partire dal verso 97, che inizia la parte più bella e interessante del canto. Allora, finite le parole di Benedetto, riprende il Dante scrittore, così mi disse, e indi si raccolse al suo collegio, e il collegio si strinse, poi come turbo in su tutto s'avvolse. Cioè tutte le anime insieme a lui si strinsero, si radunarono e come un turbine girarono per andare sopra, tornando chiaramente all'Empireo. E qua succede una cosa straordinaria. Per la prima volta vediamo come Dante e Beatrice salgono al cielo superiore, il che, vi ricordate, finora non avevamo mai percepito, perché appunto seguendo il punto di vista del pellegrino, che lui stesso non percepiva la salita, ma si rendeva conto di essere in un cielo più alto dalla cresciuta bellezza di Beatrice o da un cambiamento di colore del pianeta, questa volta invece prendono la stessa scala dietro queste anime che volano su. E lo fanno così al verso 100. La dolce donna dietro a lor mi pinse con un sol cenno su per quella scala, sì sua virtù la mia natura vinse. Cioè con un solo cenno Beatrice spinse Dante su per quella scala, inseguendo le anime degli spiriti contemplanti, così la virtù di Beatrice vinse la natura mortale di Dante, facendo appunto andare sopra Dante con il corpo. E immediatamente, per rendere la velocità con la quale salirono, Dante al verso 103 aggiunge: né mai quaggiù dove si monte cala naturalmente fu si ratto moto che agguagliar si potesse alla mia ala. Cioè, e non ci fu mai quaggiù nel mondo, dove Dante sta scrivendo, dove si scende e ascende
per vie naturali non ci fu mai un movimento così rapido, ma un moto così rapido, che potesse pareggiare la mia ala, cioè la mia capacità di volare velocemente inseguendo Beatrice. E qui al verso 106 e i seguenti Dante fa un appello al lettore che non ce lo dice, ma lo constateremo quando finiremo di leggere il libro, che è l'ultimo della ventina di appelli al lettore che ci sono in tutto il libro. Quindi è interessante che ora Dante, io vi avevo detto che erano nel cielo di Saturno, quindi nel settimo e ultimo di quei cieli dominati dai pianeti, e attraverso questa scala, mosso da Beatrice, Dante ha raggiunto l'ottavo cielo, o cielo delle stelle fisse o delle costellazioni, quindi non più i cieli dominati dai pianeti, bensì quello dello zodiaco che gira in senso contrario a quello dei pianeti. E siccome appunto il personaggio si sta congedando da questi sette primi cieli, anche il Dante scrittore sembra di star salutando noi lettori per l'ultima volta, come se stesse prendendo una distanza maggiore rispetto al mondo. E allora, attraverso questo appello al lettore, Dante quello che farà è indicare con quale velocità vide il segno zodiacale dei gemelli e immediatamente fu dentro di esso. E lo dice attraverso questa struttura così difficile da rendere in italiano moderno, che è quella che inizia con il se desiderativo, che di solito parafrasiamo con in nome che io possa fare la tale cosa, ti giuro lettore, la tale altra. Vi ricordate che l'abbiamo visto molte volte? Verso 106 allora. Se io torni mai lettore a quel divoto trionfo per lo quale io piango spesso le mie peccata e il petto mi percuoto, tu non avesti intanto tratto e messo nel fuoco il dito in quanto io vidi il segno che segue il Tauro e fui dentro da esso. Allora, in nome che io possa tornare, o lettore, a quel trionfo devoto del paradiso, per il quale io spesso piango per i miei peccati e mi percuoto il petto. Questo è interessante perché Dante ci fa vedere la sua condizione di Dante scrittore tornato dal viaggio, che dopo aver visto Dio, desiderando di tornare a Dio, piange spesso per i peccati commessi. Cioè lo vediamo un Dante che ha preso consapevolezza dei suoi peccati durante il viaggio e quindi comincia già a purgarsi in vita. Allora, in nome che io possa tornare lì, ti giuro lettore che tu non avresti in così poco tempo tratto e messo nel fuoco il dito. Qui Dante si serve di questa figura retorica che abbiamo visto più volte in rapporto con la freccia, l'isteron propteron, che consiste nell'anticipare in un ordine di successi, di fatti, quello, diciamo, che nella realtà succede dopo, no? Cioè con la stessa velocità con la quale nella realtà si mette il dito nel fuoco e lo si toglie immediatamente perché ci si brucia, ma Dante lo dice alla rovescia, con la stessa velocità con la quale tu, lettore, avresti tratto e messo il dito nel fuoco, in quanto io vidi il segno zodiacale che segue quello del Tauro, cioè i gemelli, e fui dentro da esso. Allora, evidentemente Dante dal pianeta di Saturno, che c'era stato detto che
era nella costellazione del Leone, ha fatto un giro di 60 gradi per raggiungere la costellazione dei Gemelli. Quindi lui entra nell'ottavo cielo ed è accolto dalla costellazione dei Gemelli. E questo è molto interessante perché, a proposito appunto di questa, diciamo, questo ricevimento particolare di questo segno zodiacale, Dante ci dice adesso nei versi successivi che lui era nato sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Quindi quando, diciamo, noi nelle biografie di Dante o nelle cronologie vediamo che nacque tra il, diciamo, la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1265, lo sappiamo grazie a questo passaggio che leggeremo ora. E questo è molto significativo perché, al di là del nostro interesse moderno per i dati biografici di Dante, come abbiamo osservato in altre occasioni, se il Dante scrittore decide di mettere nel libro un'informazione che riguarda la propria biografia, dentro una concezione precedente, l'io individuale che nascerà pochi decenni dopo con il Canzoniere di Petrarca, è perché considera che questo dato suo biografico ha un valore simbolico che coinvolge la sua missione di scrittore. Quindi leggiamo tra il verso 112 e il 123 questa invocazione molto solenne che si trova tra la descrizione del settimo cielo e quello dell'ottavo, dividendo nettamente questi primi sette cieli dominati dai pianeti dai cieli superiori che iniziano ora con l'ottavo cielo. Ed è un'invocazione appunto alle stelle, che io vi ho anticipato che sono i Gemelli. Un qualsiasi medievale lo sapeva che il segno che segue il Tauro è appunto i Gemelli, ma qui appunto c'è questa, questa dichiarazione di Dante del fatto che sono le stesse stelle che l'avevano ricevuto, che accompagnavano il sole quando lui nacque a Firenze. O gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto qual che si sia il mio ingegno, con voi nasceva e s'ascondeva vosco quelli che è padre d'ogni mortal vita, quando io sentì di prima l'aere tosco, e poi, quando mi fu grazia largita d'entrar nell'alta rota che vi gira, la vostra region mi fu sortita. A voi divotamente ora sospira l'anima mia per acquistar virtute al passo forte che a sé la tira. Questa invocazione è molto importante. Intanto, grazie a questa invocazione, capiamo alcuni passaggi dell'inferno che ora ricorderemo brevemente. Intanto Dante le chiama gloriose stelle e questo aggettivo è molto pregnante, perché, come sappiamo, la gloria è per Dante quella del paradiso. Quindi le stelle, che noi sappiamo sono un'entità importantissima di tutta la commedia, non a caso è l'ultima parola di ogni cantica, come voi sapete, qui vengono definite come gloriose nella comprensione ormai integra di Dante, che è il Dante che sta scrivendo, che le stelle svolgono una missione di ministre di Dio che distribuisce la bontà divina affinché, come ha spiegato Beatrice all'inizio di questo volo, ogni essere umano nasca con una vocazione e un talento particolari per un certo mestiere, una certa attività, il che beneficia, favorisce la vita comunitaria. Quindi, dicendo gloriose stelle, Dante chiaramente sta riconoscendo che
ciò che lui ricevette dalle stelle le ha ricevute in realtà da Dio, che Dio lo fece nascere sotto un segno zodiacale affinché lui potesse portare a termine nel miglior modo possibile la sua missione. Quindi, o gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, lume pieno, pregnante, di grande forza, di grande virtù, dal quale, il lume è l'antecedente, io riconosco tutto qual che si sia il mio ingegno. Importantissima dichiarazione che ora leghiamo a tante altre dichiarazioni che abbiamo letto finora. Cioè, il Dante che sta scrivendo, che ha già visto Dio e non può quindi sbagliare, sa di essere molto intelligente, sa di avere un ingegno superiore, ma sa benissimo che questo non è un suo merito personale, ma che è un dono che ricevette dalle stelle, e cioè dalla grazia divina direttamente, come disse Beatrice, vi ricordate che nell'Eden, quando sta rimproverando a Dante i suoi peccati, lei dice agli angeli che volevano un po' difendere Dante, aveva detto: lui fu così copiosamente dotato dalle stelle o addirittura da qualcosa di più alto che una qualsiasi buona educazione nel bene lo avrebbe reso incredibile. Allora, questa contiguità tra le stelle che sono la causa del proprio ingegno ci riporta a diversi luoghi dell'inferno. Intanto la parola ingegno, vi ricordate, era apparsa fin dall'inizio nell'invocazione alle muse dell'inferno, nel secondo canto: o muse o alto ingegno or m'aiutate. Quindi è sempre lo stesso Dante poeta che è stato accolto dalle sue stelle dei gemelli e che ha capito, grazie a tutto questo viaggio paradisiaco, che ha un ingegno che deve essere servizievole nei confronti della scrittura del poema. Poi ricordiamo anche che la parola ingegno, anche in un contesto molto significativo, appare nel canto decimo dell'Inferno, quando Cavalcanti, il padre di Guido, vedendo Dante lì, gli domanda: se tu sei qua per altezza di ingegno, dov'è mio figlio? E Dante immediatamente, il Dante personaggio, corregge: da me non vegno, cioè è la grazia che mi ha mandato Virgilio quella che mi permette di fare questo viaggio. Poi ricorderete probabilmente che nel canto di Ulisse, nel canto 26esimo dell'Inferno, il Dante scrittore, prima di narrare il suo incontro con l'eroe greco, dichiara di frenare più di quanto è solito il suo ingegno affinché un uso riprovevole, cioè debordato dalla virtù, non lo privi del bene supremo, appunto dell'intelligenza, che è Dio. E anche lì, in questo stesso contesto, Dante aveva attribuito questo suo ingegno, questo bene, alle stelle, no? Sicché se stella bono, miglior cosa, mi ha dato il ben, che io stessi non mi invidi. E anche un po' prima, nel canto 15 dell'Inferno, Brunetto Latini aveva detto a Dante: se tu segui la tua stella non puoi fallire a glorioso porto. Quindi Brunetto gli aveva fatto una profezia secondo cui, se lui avesse seguito la sua stella dei gemelli, la sua costellazione, e quindi se lui poi avesse scritto la Divina Commedia seguendo il talento letterario che si associa appunto ai gemelli,
non avrebbe potuto fallire al porto glorioso della salvezza, perché sarebbe stato in condizioni di svolgere il meglio possibile la sua missione. Allora Dante qui, il Dante scrittore che si accinge a descrivere il suo arrivo all'ottavo cielo, si rivolge alle sue stelle gloriose, le riconosce loro la virtù enorme dalla quale procede il proprio ingegno e dichiara appunto: con voi nasceva, con voi stelle, nasceva e si nascondeva con voi, attraverso un chiasmo, il sole, cioè quello che è padre di ogni vita mortale, quando io sentii per la prima volta l'aria toscana. Bellissimo modo di dire nacqui, probabilmente carico di nostalgia, perché Dante, come sapete, tutto questo lo sta scrivendo fuori dalla sua patria. E quindi dice: con voi stelle gloriose era il sole quando io nacqui a Firenze, e poi quando mi fu elargita una tale grazia che io entrai nell'ottavo cielo, cioè l'alta ruota che vi fa girare, mi fu sorteggiata la vostra regione. Cioè, questo è molto interessante, cioè il fatto che in questo viaggio Dante venga ricevuto dallo stesso segno zodiacale che l'ha segnato quando lui nacque, perché implica, intanto, diciamo, dal punto di vista narrativo, è per Dante la constatazione che non nacque a caso sotto un segno zodiacale, ma perché Dio voleva che lui fosse particolarmente dotato nella creazione letteraria affinché potesse scrivere il libro. Ma, diciamo, suggerisce anche che questo arrivo di Dante all'ottavo cielo è come una nuova nascita sua, vero? Così come la prima volta che sentì l'aria c'erano i gemelli che accompagnavano il sole, anche qui, salendo verso la visione di Dio, sono i gemelli a riceverlo. E quindi, dopo tutto questo, questa dichiarazione, al verso 121 chiede Dante a queste stelle, sospira devotamente la sua anima, che queste stelle gli diano sufficiente virtute, la stessa virtù dalla quale aveva detto prima che riconosceva il proprio ingegno, per intraprendere questo passo forte che adesso l'attira, cioè la scrittura dell'ultima parte del Paradiso, che è chiaramente la sfida più difficile del libro. E quindi, dopo questa interruzione del Dante scrittore, al verso 124 Dante riporta le parole di Beatrice, che sono anche queste veramente bellissime. Tu sei sì presso all'ultima salute, cominciò Beatrice, che tu dei aver le luci tue chiare e acute. Cioè, tu sei così vicino all'ultima salvezza, cioè alla visione diretta di Dio, cominciò Beatrice a dire a Dante, che tu devi avere i tuoi occhi chiari e acuti, forti, potenti. E però prima che tu più ti lei, rimira in giù e vedi quanto mondo sotto i piedi già esserti fei. Cioè, perciò, prima che tu più entri in quest'ultima salute, detto attraverso un dantismo, no? Ti lei, ti metta dentro lei, con una coniazione dantesca, guarda verso il basso e guarda quanto universo io già ti feci stare sotto i piedi. Cioè, Beatrice sta invitando Dante a fare una cosa che finora non ha mai fatto. In genere
lo ha sempre invitato a guardare altrove o in alto. Questa volta eccezionalmente gli sta dicendo: guarda tutta la strada che hai già fatto, anzi che io ti ho fatto fare. Sicché, verso 130, sicché il tuo cor, quantunque può, giocondo, s'appresente alla turba trionfante che lieta vien per questo etere tondo. Cioè, in modo che il tuo cuore, con tutta la gioia che può, riceva la turba trionfante che sta venendo lieta attraverso quest'etere tondo. Cioè Beatrice così, in una subordinata, annuncia che sta per arrivare una turba trionfante. Poi la settimana prossima vedremo cos'è, di che cosa è fatta questa turba trionfante. Ma nel frattempo ha detto una cosa che è molto interessante e molto suggestiva anche per una visione laica, no? Cioè il fatto che ripercorrere con la vista, con la memoria, tutto quello che si è già fatto e quindi capire in quale situazione si è guardando dentro di sé o guardando nella propria vita, si raggiunge una gioia e una maggior chiarezza per intraprendere una parte della strada particolarmente profonda e significativa. E quindi Dante dà retta a Beatrice, e questo che si descrive ora, che è chiaramente un'immagine mai vista, no? Noi abbiamo oggi immagini satellitari dei pianeti, per cui possiamo rendere, diciamo, nella nostra immaginazione visibile questo che Dante vide. Chiaramente questo non c'era all'epoca di Dante. Secondo quasi tutti i commentatori, la fonte più vicina cui può aver attinto Dante per fare questa descrizione dei pianeti è un testo di Cicerone, Il sogno di Scipione, che fa parte in realtà della Repubblica, ma che circolava nel Medioevo come un testo a sé stante, dove appunto in un sogno è dato di vedere al protagonista tutti i pianeti attraverso un messaggio soprattutto politico. Siccome c'è in questo testo quest'idea platonica secondo cui le anime dei buoni governanti tornano alle stelle per vivere eternamente, mentre invece quelle di coloro che si sono comportati male sono destinate a girare attorno alla terra, diciamo, indefinitamente, in quest'idea di cui abbiamo avuto modo di parlare, vi ricordate quando Dante aveva domandato: ma allora è vero che le anime tornano alle stelle come dice il Timeo? E Beatrice aveva cercato di fare una conciliazione con l'idea platonica. Questo testo, diciamo, platonico era stato preso quasi come anticipo dell'idea cristiana dell'immortalità dell'anima in paradiso. Allora, qua Dante, al verso 133, finite le parole di Virgilio, abbassa lo sguardo per vedere dai suoi gemelli tutto quello che ha fatto. E la prima cosa che fa è guardare la terra. Col viso ritornai per tutte quante le sette sfere e vidi questo globo tal ch'io sorrisi del suo vil sembiante. E quel consiglio per migliore approvo che l'ha per meno, e chi ad altro pensa che amarsi puote veramente probo. Allora Dante dice: io ritornai con lo sguardo, ritornai perché è la strada che lui con il corpo ha fatto, no? Con lo sguardo torna attraverso le sette sfere dei pianeti e vidi questo globo, lo nomina così con un deittico perché lui sta scrivendo nella terra, tale, cioè così piccolo, che io sorrisi
del suo vil sembiante, cioè mi causò un sorriso il fatto di vederla così piccola, la terra. Scusate, di nuovo qualcuno ha acceso il microfono. E quindi immediatamente fa questa riflessione Dante, e io approvo, ritengo come migliore quel pensiero che la permeno, cioè che disprezza la terra, e si può nominare veramente probo colui che pensa ad altro, cioè che avendo riconosciuto la pochezza di questo nostro mondo, pensa ad altro, chiaramente a un pensiero trascendente. E poi dalla terra comincia a risalire al verso, con la vista, al verso 139, vidi la figlia di Latona, cioè Diana, incensa senza quell'ombra che mi fu cagione perché già la credetti rara e densa, cioè vidi la luna, Diana, tutta brillante, incensa, senza quelle ombre che mi erano stati causa di un pensiero per cui io la avevo considerata di materia più rara e più densa. Ricorderete sicuramente il difficilissimo canto secondo del Paradiso, dove Dante appunto aveva domandato a Beatrice sull'origine delle macchie lunari e Beatrice aveva contestato la teoria di Dante sulla rarità e la densità dei diversi strati della luna. E adesso al verso 142, l'aspetto del tuo nato Iperione, cioè Febo Apollo, il sole, qui vi sostenni, cioè io da lì, da dov'ero, potei sostenere la visione del sole. Quindi Dante chiaramente ha reso la sua capacità visiva molto più potente di quella che aveva prima. E vidi come si muove circa vicino a lui Maia e Dione, cioè Mercurio e Venere, nominati attraverso i nomi delle loro madri. Quindi mi apparve il temperare di Giove tra il padre e il figlio, cioè mi apparve il temperare di Giove tra Saturno, il padre, pianeta freddo, e il figlio Marte, pianeta ardente. E quindi mi fu chiaro il variare che fanno di lor dove, e lì mi fu chiaro anche come cambiavano il loro posto, come si muovevano. E tutti e sette mi si dimostrarono quanto son grandi e quanto son veloci e come sono in distante riparo. Cioè, vidi tutti e sette nella loro grandezza e con la loro diversa velocità e come sono a distanza che gli permette di non urtarsi. Questo verso 150 è bellissimo, no? Perché permette veramente di immaginare come Dante vede e ammira i pianeti nella loro diversa grandezza e nella loro diversa velocità e come hanno la distanza necessaria affinché non ci siano urti tra di loro. E adesso significativamente è molto interessante, cioè Dante ha guardato innanzitutto, ha ripercorso i sette pianeti, ha parlato di questo globo della Terra che lo fa sorridere per la sua pochezza, ha poi nominato di nuovo i pianeti, di nuovo verso l'alto, ma ora significativamente torna a vedere la Terra. Questo è veramente interessante perché non è qualcosa che gli ha detto Beatrice di fare, no? Beatrice gli ha detto, vedi tutto l'universo che ti è rimasto sotto i piedi, no? Ma Dante comincia col descrivere la Terra, poi parla di tutti gli altri pianeti, gode di tutti i loro movimenti che può vedere dall'alto, ma significativamente lui, uomo eccezionalmente in alto ma destinato a tornare al mondo, guarda di nuovo la Terra
e la nomina attraverso questa immagine famosissima, questi sono tra i versi più famosi della commedia, l'aiuola che ci fa tanto feroci. Aiuola è un pezzo di terra, no? Quindi un modo di nominarla per la sua piccolezza, la terra, no? Questo pezzo di terra che ci rende tanto feroci. Bellissima questa prima persona, no? Perché è quasi una confessione del Dante scrittore che, nonostante aver visto Dio, aver sorriso durante il suo viaggio della pochezza della terra, è come se non potesse abbandonare, almeno finché uomo, la ferocia, cioè la volontà di agire nella terra. Allora l'aiuola che ci fa tanto feroci, volgendo mio con gli eterni gemelli, girando io con l'eterna costellazione dei gemelli, tutta m'apparve da colli alle foci, cioè ho potuto vedere tutta dalle montagne alle foci, cioè da dove nascono i fiumi fin dove sboccano in mare. Poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli, cioè Dante, vedendo questa aiuola, ma vedendola anche in tutta la sua bellezza, no? Cioè è interessante l'ambivalenza di Dante, che prima, vedendola in mezzo agli altri pianeti, la vede così piccola, che sorride e approba chi, insomma, la tiene per poco. Ma poi la vede tutta, insomma, dai colli alle foci, e quindi ricordando le bellezze naturali della montagna e del mare, elementi tra l'altro così italiani, ma dopo aver guardato la terra rivolge gli occhi agli occhi belli di Beatrice, che sono gli occhi che appunto l'hanno fatto partire dalla terra in volo in paradiso. Vi ricordate che nel paradiso terrestre è proprio attraverso lo sguardo con Beatrice che Dante si solleva dalla terra. Bellissima quest'ultima visione, vero? Lo rileggiamo? Oppresso di stupore, alla mia guida mi volsi come parvol che ricorre sempre colà dove più si confida. E quella, come madre che soccorre subito al figlio pallido e anelo, con la sua voce che il suo buon disporre, mi disse: non sai tu che sei in cielo? E non sai tu che il cielo è tutto santo? E ciò che ci si fa vien da buon zelo? Come ti avrebbe trasmutato il canto, io ridendo, ma pensarlo puoi, poscia che il grido t'ha mosso cotanto, nel qual, se inteso avessi prieghi suoi, già ti sarebbe nota la vendetta che tu vedrai, anzi che tu muoi. La spada di quassù non tagli in fretta né tardo, ma che al parer di colui che disiando o temendo l'aspetta. Ma rivolgiti ormai in verso altrui, che assai illustri spiriti vedrai, se com'io dico l'aspetto redui. Come a lei piacque, gli occhi ritornai, e vidi 100 sperule che insieme più s'abbellivan con mutui rai. Io stava come quei che in sé repreme la punta del disio e non s'attenta di domandar si del troppo si teme. E la maggiore e la più luculenta di quelle margherite innanzi fessi per far di sé la mia voglia contenta. Poi dentro a lei udì: se tu vedessi, com'io la carità che tra noi arde, i tuoi concetti sarebbero espressi. Ma perché tu, aspettando non tardi all'alto fine, io ti farò risposta, pur al pensier che sicché da si riguarde. Quel monte a cui Cassino è nella costa fu frequentato già in sulla cima dalla gente ingannata e mal disposta. E quel son io che su vi portai prima lo nome di colui che in terra addusse
la verità che tanto ci sublima. E tanta grazia sopra me relusse ch'io ritrassi le ville circostanti dall'empio culto che il mondo sedusse. Questi altri fuochi tutti contemplanti, uomini fuoro, accesi di quel caldo che fa nascere i fiori e i frutti santi. Qui è Macario, qui è Romualdo, qui sono i frati miei che dentro ai chiostri fermavi i piedi e tennero il cuor saldo. E io a lui, l'affetto che dimostri meco parlando e la buona sembianza che io veggio e noto in tutti gli ardor vostri, così m'ha dilatata mia fidanza come il sol fa la rosa quando aperta tanto divien quant'ella di possanza. Però ti priego, e tuo padre m'accerta, se io posso prender tanta grazia ch'io ti veggia con l'immagine scoverta. Ond'elli, frate, il tuo alto disio s'adempierà in sull'ultima spera, ove s'adempion tutti gli altri e il mio. Ivi è perfetta, matura e intera ciascuna disianza, in quella sola e ogni parte la ove sempre era, perché non è in loco e non si impola, e nostra scala fino ad essa varca, onde così dal viso ti si invola. Infin la sola vide il patriarca Giacobbe porger la superna parte, quando gli apparve d'angeli si carca. Ma per salirla mo nessun diparte da terra i piedi, e la regola mia rimasa è per danno delle carte. Le mura che solieno esser badia fatte sono spelonche, le cocolle sacca son piene di farina ria. Ma grave usura tanto non si tolle contro il piacer di Dio quando quel frutto che fa il cor dei monaci si folle. Che quantunque la Chiesa guarda, tutto è della gente che per Dio dimanda, non di parenti, né d'altro più brutto. La carne di mortali è tanto blanda che giù non basta buon cominciamento dal nascer della quercia al far la ghianda. Pier cominciò senza oro e senza argento, e io con orazione e con digiuno, e Francesco umilmente il suo convento. E se guardi il principio di ciascuno, poscia riguardi là dove è trascorso, tu vedrai del bianco fatto bruno. Veramente Jordan volto retrorso più fu, e il mar fuggir quando Dio volse, mirabile a veder che qui il soccorso. Così mi disse, e indi si raccolse al suo collegio, e il collegio si strinse, poi come turbo in su tutto s'avvolse. La dolce donna dietro allor mi pinse con un sol cenno, su per quella scala, sì sua virtù la mia natura vinse. Né mai quaggiù dove si monte e cala, naturalmente, fu sì ratto moto ch'agguagliar si potesse alla mia ala. Se io torni mai il lettore a quel divoto trionfo per lo quale io piango spesso le mie peccata e il petto mi percuoto, tu non avresti intanto tratto e messo nel fuoco il dito in quanto io vidi il segno che segue il Tauro e fui dentro da esso. O gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto qual che si sia il mio ingegno, con voi nasceva e s'ascondeva vosco quelli che è padre d'ogni mortal vita, quando io sentii di prima l'aere tosco, e poi quando mi fu grazia largita d'entrar nell'alta rota che vi gira, la vostra region mi fu sortita. A voi divotamente ora sospira l'anima mia per acquistare virtute al passo forte che a sé la tira. Tu sei sì presso all'ultima salute, cominciò Beatrice, che tu dei aver le luci tue chiare e acute. E però, prima che tu più ti lei, rimire in giù e vedi quanto mondo sotto i piedi già esser ti fei.
sì che il tuo cor, quantunque poggio condo, s'appresenti alla turba trionfante che lieta vientre questo etere tondo. Col viso ritornai per tutte quante le sette sfere e vidi questo globo tal ch'io sorrisi del suo vil sembiante. E quel consiglio per migliore approbo che l'ha per meno e chi ad altro pensa che amarsi puote, veramente provo. Vidi la figlia di Latone incensa, senza quell'ombra che mi fu cagione, perché già la credetti rara e densa. L'aspetto del tuo nato Iperione qui vi sostenni e vidi com si muove circa vicino a lui Maia Dione. Quindi m'apparve il temperar di Giove tra il padre e il figlio e quindi mi fu chiaro il variar che fanno di lor dove. E tutti e sette mi si dimostraro quanto son grandi, quanto son veloci e come sono in distante riparo. L'aiuola che ci fa tanto feroci, volgendo mio con gli eterni gemelli, tutta m'apparve dai colli alle foci. Poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli. Grazie, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.